partiti. Di Forza assume il comando Borgusio nei confronti di Todler, che si adegua subito alle spalle del battistrada. In terza posizione Reggio, poi in quarta per linea interna Mister Yaitoi, con ai fianchi Saviello, quindi a seguire Archipov, ancora Super Hurriken, cavalli prossimi ora alla curva di fondo, con in vantaggio sempre Borgusio. Alle spalle della battistrada si mantiene Todler, quindi in seconda posizione Todler, poi Dream Story, ancora per linee interne Saviello con i sci a Red Joe, quindi Woodgreen, Mister Yaitoi per linee interne, quelli all'intersezione delle piste con Borgusio in buon vantaggio nei confronti ora di Red Joe per linee esterne, Dream Story per Varchi Woodgreen, quindi Archipov, cavalli ai 300 conclusivi con Borgusio attaccato a fondo da Red Joe al largo Dream Story, quindi Saviello per Varchi, ancora Archipov nel tratto finale, Borgusio deve subire l'attacco di Red Joe, Borgusio reagisce, riparte, Borgusio, Red Joe, poi Saviello e Dream Story. Borgusio, l'avevamo annunciato in progresso, riesce a vincere con la grande interpretazione di Antonio Cannella. Borgusio numero 7 per i colori dell'Alcatore di Canicarao, training di Salvino Lanteri, in sella Antonio Cannella. Guadagna la leadership Borgusio e poi grado a piacimento, accelera l'intersezione delle piste, a 200 finali si difende, riparte dal timido attacco di Red Joe, che finisce ancora seconda, la generosissima Red Joe, quindi successo per Borgusio numero 7, 3,26 la quota, nei confronti di Red Joe numero 5.